partita, la finale. Il nostro amico Carlo Tagliabue che è andato in testa al gruppo, si lotta già per le posizioni con Mattia Mulalic adesso davanti, poi Francesco Lampitelli, il passaggio Campana e poi punti da meno 18. Andiamo Lampitelli, Mulalic, poi c'è per vie esterne Lorenzo Frigge, ma siamo alla prima volata, punti di meno 18. Numero 47 e numero 8. I primi due punti per Lorenzo Frigge e primo punto per Francesco Lampitelli. Siamo già ai punti meno 17. 47-30. Mattia Mulalic va a prendere un punto. Vediamo, prova a continuare da solo Lorenzo Frigge. C'è Mattia Mulalic, poi la maglia della polisportiva di Bellusco in terza posizione, punti di meno 16. 47-117, 47-117, erano infatti Giovanni Fiorini, l'atleta che abbiamo citato precedentemente. Attenzione, siamo già a 6 punti per Lorenzo Frigge. Quando i ragazzi hanno lanciato la volata per i punti di meno 15. 50-49, 5-0, 4-9. Ed eccolo Mattia Ricca, l'abbiamo citato precedentemente, adesso prova ad andarsene, sono due con lui. La maglia di leader di Mattia Ricca, carrella pochissimo. E siamo ai punti di meno 14, gara velocissima fino a questo momento. 50-49. Michele Rocchetti nel gruppo dei fuggitivi insieme con Angelo Cognetto sono Mattia Ricca, Michele Rocchetti, Angelo Cognetto ufficialmente in fuga. In questo momento c'è Carlo Tagliabue, ma intanto punti di meno 13, 50-49. Va a 6 punti Mattia Ricca, va a pareggiare Lorenzo Frigge con Carlo Tagliabue che prima si è messo in testa al gruppo a tirare, adesso c'è un compagno di squadra di Ricca. 50-49, intanto 5-0, 4-9, sale a 8 punti Mattia Ricca. Adesso c'è Filippo Siviglia che si incarica di fare l'andatura. E ancora invece Carlo Tagliabue in testa al gruppo degli inseguitori, ma la testa della corsa, i punti di meno 11. 49-63. Primo punto importantissimo per Angelo Cognetto, due per Michele Rocchetti che sale così a 6, sono 8 quelli di Mattia Ricca fino a questo momento. Vediamo adesso all'inseguimento, è Lorenzo Frigge, ma hanno preso più di una curva di vantaggio, i tre fuggitivi sono già al traguardo, dei punti di meno 10. 50-49. Meno 10, i punti per Mattia Ricca e a questo punto il gruppo decide di impegnarsi. Ma non sembra il caso anche per giochi di squadra, punti di meno 9. 50-49. Numero 87, prima munizione, 8-7. Numero 15, prima munizione, 1-5. E adesso andiamo a vedere, ma il ritardo del gruppo è superiore ai 10 secondi, adesso Filippo Lavelli in terza gruppo, punti di meno 8. 49-50.
di Mattia Ricca e Michele Rocchetti sembrano essere tranquillamente primo e secondo. Nel gruppo si lotta molto per le posizioni, non c'è convinzione, non c'è accordo, si stacca leggermente Angelo Cognetto. Siamo ai punti di meno 7. -50-49. Intanto numero 117, prima munizione, numero 30, prima munizione, 117, 3-0, prima munizione. Adesso Carlo Tagliabue da uno strattone, ma non sembra ci siano i margini per andare a chiudere, hanno quasi mezza pista di vantaggio, punti di meno 6. 50-49, Mattia Ricca, abbiamo detto in grande condizione, adesso prova Michele Rocchetti, prova quasi a voler staccare il compagno di avventura con uno strappo nel giro di meno 5 che andrà alla volata adesso dei punti meno 5. 50-49. Numero 15, seconda munizione, entra in diffida, numero 118, 118, prima munizione al traguardo, punti di meno 4 con Michele Rocchetti e Mattia Ricca. 49, 52 punti anche per Rocchetti. Adesso c'è Filippo Ravelli in testa al gruppo con Lorenzo Frigge in seconda posizione, adesso stanno tirando. Ma non c'è più tempo, non c'è più spazio per andare a recuperare Mattia Ricca e Michele Rocchetti, almeno in termini di punti, quando siamo al passaggio, meno 3, 50-49, abbiamo finito lo spazio sul foglio Excel per i due, Filippo Ravelli, Lorenzo Frigge, stanno aumentando, hanno aumentato moltissimo in questi ultimi due giri, hanno praticamente chiuso il gap, ma al passaggio ne mancheranno solamente due anche al traguardo. Punti di meno 2 al passaggio, punti di meno 2. 50-49. Adesso vengono ripresi da Filippo Ravelli, Michele Rocchetti si rimette in testa a tirare al passaggio, Campana, ultimo traguardo da due punti e poi volata finale. La Campana, 50-93, primo punto importantissimo per Filippo Ravelli, altri due ininfluenti per Mattia Ricca e siamo alla volata finale con Filippo Ravelli che prova ad andarsi a prendere anche gli ultimi tre punti con adesso traguardo finale 117-87-47, quindi tre punti per Giovanni Sfiorini che sale a 4, ma direi ufficiosamente, ma neanche tanto, vince la finale categoria allievi per l'Umping Line, Mattia Ricca!